è una iniziativa. Beato chi legge, viene voglia di dire nel presentare la seconda edizione del premio Lector Interlecti Quintino Festival dei Lettori, dedicato a chi ama leggere. L'obiettivo è quello di esaltare il valore della lettura come elemento fondamentale della formazione della persona e come alimento della crescita civile e culturale della società. Il concorso, che vuole esaltare la capacità di illustrare in pubblico i libri, è stato presentato questa mattina dal deputato Luciano D'Alfonso. Una iniziativa che assegna ruolo da protagonista non al libro o all'autore, ma al lettore. E ancora di più alla discussione che segue la lettura. Noi vogliamo ricomporre quelle condizioni grazie alle quali i borghi, i paesi, i comuni, le piazze sono caratterizzate da vitalità delle argomentazioni attraverso l'utilizzo capace di ascolto della parola. Questo, diciamo, momento di esperienza collettiva è rivolto agli studenti di tutte le classi di studio e anche a coloro i quali sono nell'età della maturità, del lavoro e della saggezza. Vogliamo che le persone coltivino l'umano discutendo, argomentando, che è il contrario del conflitto. Insomma, un'esperienza di vita formativa ed educativa. Il concorso si terrà a Letto Manoppello il 7 e 8 settembre. Una 60 già gli iscritti, ma c'è ancora tempo. 5 le categorie che saranno premiate da una giuria composta da esperti del settore. Sentiamo 2 docenti. Sono esperienze che vengono di fatto messe in confronto l'una con l'altra e visto e considerato purtroppo il tempo in cui ci troviamo a vivere, da anche secondo gli ultimi accadimenti, credo che la condivisione e la bellezza del leggere qualunque tipo di testo, di autore, sia importante proprio per un percorso di crescita e anche di assunzione di responsabilità. È una rassegna che investe sulla costruzione di valore civile e di valore culturale evidentemente, investendo proprio sulla parola, che è la prerogativa dell'umano, lo strumento del pensiero. Più parole abbiamo, più riusciamo a costruire pensiero, a gettare ponti, a costruire dialogo, che è l'esatto opposto delle armi e della violenza.